Ciao, ciao ragazzi e ragazzi, lo so, è tantissimo tempo che non faccio video, ragazzi, non lo so, ma non tengo col te, cioè, a parte il caldo esagerato che sta facendo, però cercherò di fare più video. Lo so, io prometto e poi non ci riesco. Facevo più video quando lavoravo che ora che non lavoro, però il canale mi mancate un sacco. E niente ragazze, come avete visto dal titolo, volevo cominciare con un ASMR. Allora, non lo so se lo sapete, io siccome ho lavorato pure con i bambini, penso lo sapete, quando ero più piccolina, vero? In scuole materne. Io tengo del, ho trovato tantissime, ho trovato tantissime favole che scrivevo io. Sono favolette, però non è che sono racconti. E quindi volevo far sentire una che avevo scritto io. Allora, non vi faccio vedere, vi faccio sentire solo il fruscio, perché comunque capisco solo io la scrittura, perché se la dovevo ricopiare. Diciamo che è come se fossero se un quaderno di brutta copia. Vedete? Allora capisco da sola, quindi ve la leggo. Nel frattempo boh, faccio pure un poco di rumorini, spero che vi piaccia. Allora, quindi sentirete il fruscio dei fogli. Allora, sono favolette corte, piccine. Allora, questa qui si chiama L'uccello magico. Allora, c'era una volta un paesino molto, molto lontano. Regnava una fitta nebbia dove le giornate erano senza sole. Ecco scorgere una piccola casetta avvolta da grandi alberi. Chi mai abitava in quel posto così isolato, così distante, e perché il sole non sembrava mai sorgere? D'improvviso, ecco uscire dalla piccola casa una bambina. Era bionda, con grandi occhi azzurri. Si chiamava Gioia. Alzò il suo visino al cielo, quasi volesse dire qualcosa al cielo stesso. Infatti, disse ad alta voce: «Perché, sole, non ci illumini più della tua luce? Cosa posso fare io per te?» Si udì una voce quasi magica che la bimba sentì. La voce disse: «Vai oltre le montagne che vedi, passa il confine, troverai un ruscello d'acqua pieno di magia. Quell'acqua sarà la fonte della nostra vita qui nel paese.» La piccola Gioia incominciò il breve viaggio. Doveva seguire la voce. Arrivò, finalmente. I suoi occhi non immaginavano tale spettacolo: un sole bellissimo, alberi verdi e bellissimi fiori. E di fronte ecco il ruscello d'acqua magica. Prese una tanica presente vicino e la riempì di acqua. Riprese così il cammino, la strada del ritorno. La voce che udì disse che doveva versare l'acqua magica nel suo giardino, ed ella così fece. Il giorno dopo il paesino si trasformò come d'incanto,
Un sole bellissimo brillava nel cielo, intenso. I fiori, il cantico degli uccellini portarono l'allegria e soprattutto un grande amore in quel paesino dove ora finalmente esisteva la magia del sole. E niente, ragazzi, abbiate pietà, cioè abbiate. No, cioè, a me, allora, a me da piccolina mi piace scrivere, soprattutto favole per i bambini, perché c'ho una fantasia, la fantasia non mi manca, la fantasia. Quindi mi piace proprio, basta che ho un foglio bianco, una carta di un foglio bianco e 5 minuti, 10 minuti faccio una storiella. Naturalmente i racconti sono più lunghi. Il tempo sarebbe maggiore, invece mi piace, ne tengo tantissime perché ho trovato questo quaderno tutto spirinquacchiato, tutto così. Quindi se vi fa piacere vi faccio proprio queste favole che ho scritto io. E niente, ragazze, spero di fare video più assidui, Mi sono resa conto che è passato più di un mese, quindi spero di ritornare più attiva sul mio canale. Vi mando un bacio, mi siete mancate e un bacio a tutti.